Benvenuti ragazzi e bentrovati sul canale. Oggi siamo qui per parlare di Tokyo Ghoul, perché ormai è finito. Poi dopo, più nello specifico, di Tokyo Ghoul Re, perché diciamo, c'ho qualche critica da tirare. Partiamo dal principio. Mi è piaciuta la serie? Diciamo di sì, però per un semplice motivo. Premetto subito che non ho letto il manga e recupererò, promesso. E ringrazio di tutto cuore, un bacione, al mio amico DarkDragon95, che mi ha ovviamente spiegato quello che è stato messo nell'anime. E considerando quello che mi ha raccontato, non è poca roba. Quindi ringraziate lui per avermi salvato la serie e per avermi aiutato a scrivere questo video, visto che l'anime in sé lascia in sospeso troppe, e dico troppe, domande, escludendo poi tutti i buchi nella trama. Quello che penso, e che ormai credo ci siamo accorti tutti, è che un filo logico tra una stagione e l'altra non c'è, sorvolando su aspetti sicuramente molto importanti al fine della trama, come ad esempio l'entrata di Kaneki nella CCG, cosa che a me ha disturbato abbastanza, perché in un momento lo vedo depresso come la morte che tiene in braccio il Ide morente, e nella puntata successiva lo vedo tutto felice e spensierato a capo della Queen Squad che uccide Ghoul. Quindi ragazzi, le opzioni sono tre: o vi leggete il manga, o vi leggete il manga, o ve la prendete in culo. Parlando adesso un attimo del manga, possiamo vedere che il vuoto tra le due stagioni è raccontato in maniera differente e sicuramente anche molto più completa. Infatti possiamo vedere Kaneki portare Ide nelle fogne, successivamente ci sarà un discorso tra i due e alla fine, per un motivo che non ricordo, Kaneki perderà il controllo e ci sarà la sparizione di Ide. E già qui possiamo vedere che le cose non sono come nell'anime. Ma andiamo avanti. Successivamente ci sarà lo scontro tra Arima e Kaneki, dove quest'ultimo perderà la memoria, dovuta soprattutto ai colpi inflittigli alla testa, infatti gli viene anche perforato il cranio. Quindi ormai, persa la memoria, di Kaneki ci si poteva fare quello che si voleva, e quindi farlo entrare nella CCG era un gioco da ragazzi. Raga, ma voi ci pensate che tutta sta roba è stata zompata nell'anime? Sinceramente, quando vidi queste puntate per la prima volta, mi ero fatto tutto un altro disegno mentale. Pensavo prima di tutto che Ide fosse morto, e che Kaneki avesse perso la memoria a causa dello shock della morte dell'amico. Però alla fine scopriamo che Ide non è realmente morto, e quindi diciamo che perde un po'. Ragazzi, considerate una cosa: quella che vi ho detto è una delle tantissime domande a cui l'anime non risponde. Ce ne sono tantissime altre, del tipo perché Amon diventa un ghoul. Diciamo che nel manga si parla di un braccio strappato, e forse diventare ghoul serviva proprio per farlo ricrescere, ma vabbè, fate voi. Inoltre, un'altra domanda a cui sarebbe stato carino rispondere era: che cosa succede dopo che Kaneki sconfigge Arima e lui si suicida? Poi vabbè, oltre a queste moltissime domande risolte, ci sono anche le differenze tra manga e anime. No, non ne parliamo in questo video, altrimenti non finisco più. Per quanto riguarda invece Tokyo Ghoul Re, il problema è uno soltanto: non si possono fare 179 capitoli in 24 episodi, perché è scontato che se vuoi mettere tutto lì dentro, qualcosa devi omettere, e considerando la mole di roba che bisogna mettere dentro queste puntate, è normale che alla fine si va a omettere qualcosa di estremamente importante al fine della trama, considerando poi che ci trovavamo anche alle battute finali, e quindi l'anime era diventato anche più dinamico, e quindi allungare l'anime almeno di altri 12 episodi non era sbagliato. Ma ovviamente, se hanno fatto così, ci avranno avuto i motivi loro. Va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto, e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate del video e dell'anime. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione ci stanno tutti i miei social, l'unico Instagram, quindi seguitemi lì. Quindi ragazzi, state easy e noi ci rivediamo il prima possibile, promesso stavolta, con un prossimo video. Ciao a tutti!